Grande successo per la partecipazione dell'Abruzzo al TTG Travel Experience di Rimini dal 9 all'11 ottobre scorsi. La Regione, in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara e la Camera di Commercio del Gran Sasso, ha partecipato alla 61esima edizione del TTG Travel Experience di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo su scala mondiale. Si tratta di un vero e proprio laboratorio di idee per gli operatori del settore, fonte di informazione in cui sono state intercettate le nuove tendenze 2025 e le innovazioni più importanti in ambito turistico. Nel corso delle tre giornate a Rimini, i maggiori operatori internazionali e nazionali che rappresentano il comparto turistico hanno avuto l'opportunità di fare affari nelle aree espositive dedicate a destinazioni internazionali e focus di prodotto. Il tema portante di quest'anno è stato Veritas, come un richiamo all'indispensabile lavoro da parte delle imprese del turismo e dell'hospitality nell'offrire esperienze autentiche e verificabili in linea con le attese di un viaggiatore moderno e consapevole in un'era in cui si dà ascolto a informazioni non sempre veritiere sul web o a recensioni non sempre affidabili che spesso influiscono negativamente sul consumatore. La Regione Abruzzo, in collaborazione con la Camera di Commercio di Chieti Pescara e la Camera di Commercio del Gran Sasso, ha partecipato all'edizione 2024 con uno stand di 200 metri quadri nel quale ha esposto la propria offerta turistica e ha garantito la massima visibilità della sua destinazione e del suo territorio. Durante la manifestazione è stato distribuito materiale promozionale dell'offerta turistica regionale con il supporto del Parco Nazionale della Maiella e dell'area marina protetta del Cerrano. Nello stand è stata riservata un'ampia area a disposizione di 30 operatori turistici abruzzesi che rappresentano i vari segmenti dell'offerta turistica del territorio e che hanno potuto gestire nei propri desk gli appuntamenti già fissati tramite un'agenda online messa a loro disposizione a partire dal 29 agosto. Ognuno di essi ha avuto quindi l'opportunità di un confronto diretto con i buyer stranieri selezionati da Enit provenienti da oltre 70 paesi e hanno potuto intercettare nuovi clienti per sviluppare nuovi business. Soddisfatto l'assessore Daniele Damario, sottosegretario con delega al turismo della Regione Abruzzo. Quest'anno l'Abruzzo al TTG si presenta con 30 operatori al seguito, che è il record storico delle presenze degli operatori presso una fiera. Come gli altri anni, grazie al protocollo d'intesa firmato con le Camere di Commercio, ci presentiamo qui al TTG come sistema Abruzzo e non solo come Regione Abruzzo, anche perché le Camere di Commercio sono le rappresentanti delle imprese e le protagoniste per il TTG sono proprio le imprese turistiche abruzzesi. L'Abruzzo ha sicuramente tutto quello che serve per far felice un turista, da 133 km di costa per la metà sabbiosa attrezzata per le famiglie e l'altra metà caratterizzata da calette e da spiaggette. Ha le vette più alte dell'Appennino, tre parchi nazionali, un parco regionale, una miriade di aree protette. E il lavoro che stiamo facendo e che portiamo avanti da qualche anno è quello di svelare le bellezze del nostro Abruzzo. Io dico sempre che l'Abruzzo forse è uno dei segreti meglio custoditi al mondo e quindi grazie alla nostra partecipazione alle fiere, grazie al grande lavoro che stiamo facendo anche sulla promozione sul web, sempre più persone conoscono l'Abruzzo e decidono di venirci a passare le proprie vacanze. L'assessore sottolineava l'importante sinergia tra la Regione Abruzzo e le Camere di Commercio. Lido Legnini, vicepresidente vicario dell'ente camerale Chieti Pescara. Anche qui al TTG riconfermiamo la sinergia istituzionale tra Regione Abruzzo e le due Camere di Commercio, ormai una sinergia che va avanti da diversi anni e credo che stia portando i suoi frutti. Portiamo qui alla, credo, la più importante fiera del turismo che si svolge in Italia, le nostre bellezze, i nostri operatori, la nostra organizzazione dell'accoglienza. Stiamo cercando di portare avanti diversi programmi, tra cui una sempre più professionalizzazione dei nostri operatori che hanno bisogno di entrare sempre più in questo mondo a livello nazionale, a livello internazionale, perché la competizione è alta, per cui bisogna
insistere sulla formazione e sulla sinergia degli attori territoriali, perché solo così riusciamo a competere e riusciamo a portare la nostra offerta turistica su questi mercati. Non è facile, non è semplice, il dialogo costante con i professionisti del turismo locale credo che dovrà essere il leitmotiv anche per i prossimi mesi e per i prossimi anni. Della serie l'Unione fa davvero la forza, ne è convinta anche la presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso, Antonella Ballone. È un evento molto importante, tutti gli operatori di settore di fatto lo reputano il momento più importante dell'anno perché c'è un incontro proprio tra operatori e quindi siamo contenti come Camere di Commercio e come Regione di poter mettere in campo questa sinergia a favore delle imprese. E come Camera di Commercio del Gran Sasso abbiamo voluto fare anche un bando specifico per captare i flussi turistici e diamo contributi fino a 7.500 euro per gruppi di minimo 25 persone e minimo 2 notti. Questo servirà per captare appunto i flussi turistici e diamo una dote in più ai nostri operatori quando vendono il nostro Abruzzo. Uno stand di 200 metri quadri, molta offerta, molta curiosità per una regione davvero da scoprire e una volta che magari si viene poi si torna. Sì, la nostra regione ha sicuramente questa peculiarità che abbiamo molti repeaters, cioè le persone, i gruppi che vengono poi tornano perché si trovano bene. Noi quest'anno, oltre a parlare ai cosiddetti repeaters, chiaramente abbiamo come scopo quello di prendere nuovi flussi turistici. Stiamo facendo bene, però dobbiamo fare ancora meglio e questo è il motivo per il quale comunque siamo sempre in grande contatto e sinergia con la regione, perché le istituzioni tutte devono colloquiare anche sapendo qual è il mestiere turistico, che è un mestiere comunque complesso e quindi ci vogliono le competenze del caso per poter essere degli enti istituzionali adeguati a supportare le imprese. Per concludere, a quale mercato turistico puntate adesso? La regione punta adesso? In questo momento stiamo consolidando il mercato italiano che di fatto comunque già conta 60 milioni di abitanti e quindi ci stiamo consolidando nel nostro interno con uno sguardo comunque al turismo delle radici che lei sa che di fatto si propone la nostra regione al di fuori dei confini per le persone che erano abruzzesi ma che hanno lasciato il nostro territorio, per cui ci stiamo muovendo in questo senso. Ma quali i numeri delle presenze turistiche nella nostra regione? Ancora il sottosegretario Damario. Il dato tendenziale delle presenze turistiche per il 2024, almeno fino al 30 settembre di questo anno, ci danno un più 3% delle presenze in Abruzzo. Questo sicuramente è un dato importante che ci fa capire quanto è importante il lavoro che stiamo portando avanti, anche perché il più 3% di quest'anno si va ad affiancare al più 9,3% del 2023 sul 2022 e questo sicuramente non è un dato scontato. Siamo stati anche premiati come una delle regioni che ha maggiore appeal presso i turisti stranieri, questo soprattutto all'interno dei nostri parchi nazionali, e infatti il dato delle presenze in Abruzzo del 2024 almeno fino a settembre sul 2023 ci dà un più 5% di presenze degli stranieri. E questo è un altro successo per la Regione Abruzzo al TTG di Rimini, che si è aggiudicata, come detto, il riconoscimento di destinazione più apprezzata dagli stranieri nell'ambito di Italia Destinazione Digitale, il premio che ogni anno dal 2016 viene assegnato da DataPIL alle regioni e alle destinazioni che registrano le migliori performance online in varie categorie. Ogni premio viene assegnato sulla base delle analisi di milioni di contenuti pubblicati sul web relativi a migliaia di punti di interesse distribuiti su tutto il territorio italiano, strutture ricettive, locali e ristorazione, attrazioni e affitti brevi, un quadro complesso e dettagliato che restituisce una fotografia autentica del comparto a livello nazionale di come i turisti vivono e percepiscono l'esperienza nel bel paese a tutti i livelli. E al TTG
TTG di Rimini inoltre sono stati presentati gli esiti del progetto di promozione turistica nazionale che vede l'Abruzzo come capofila per il tema Natura e Parchi, Viaggio Italiano, un accordo di programma tra il Ministero del Turismo e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Italiane per promuovere temi chiave legati al turismo. Ancora attivo intanto fino al 25 ottobre il contest fotografico con premi da 1.500 euro. Viaggio Italiano è un progetto nazionale grazie a un accordo di programma firmato con il Ministero che vede l'Abruzzo insieme ad altre regioni capofila per la redazione del progetto. Nello specifico l'Abruzzo si è occupato del tema parchi e natura e non poteva essere diversamente visto che siamo la regione verde d'Europa. Presentiamo qui all'interno del TTG i risultati di questo progetto. Alla Regione Abruzzo, al suo primo anno da capofila, era assegnato il tema Natura e Parchi, un ambito su cui l'amministrazione regionale può vantare una particolare sensibilità e un importante bagaglio di competenze per via di un patrimonio territoriale unico costituito da 3 parchi nazionali, un parco regionale e 44 aree protette, gran parte delle quali riserve naturali, oltre ai più recenti investimenti per la valorizzazione della Via Verde dei Trabocchi. Nello specifico il progetto affidato all'Abruzzo prevede la promozione su tutto il territorio italiano di un turismo natura attivo e sostenibile, particolarmente apprezzato da un segmento in forte crescita che desidera vivere esperienze autentiche a contatto con la natura e che sta contribuendo in maniera significativa all'economia dei territori. Nell'ambito del progetto ministeriale, infatti, tra le principali attività svolte dalla Regione Abruzzo, grazie al supporto del Dipartimento Programmazione e Promozione Turistica e Sportiva, spicca la raccolta e l'organizzazione di contenuti su aree protette, parchi, montagne e comprensori sciistici, in collaborazione con Legambiente, il Club Alpino Italiano, Federturismo e Federfuni, un'azione di ricerca e catalogazione che ha consentito di realizzare una mappatura completa dei punti di interesse, sentieri, rifugi e servizi per il turismo outdoor. A seguire, la Regione Abruzzo ha avviato una fase di promozione e diffusione coordinando la realizzazione di 84 brochure informative suddivise per tematiche e territori e la produzione dedicata di scatti d'autore e amatoriali per tutte le regioni attraverso l'ingaggio di fotografi professionisti e l'organizzazione di un contest aperto anche ai non professionisti con un montepremi complessivo che ammonta a 22.500 euro e ha inoltre reso disponibile un account su una piattaforma dedicata all'archivio immagini per sostenere e arricchire ulteriormente la promozione delle bellezze naturali italiane. Per questo progetto è ancora attivo il contest fotografico Viaggio Italiano fotocontest.it con scadenza il prossimo 25 ottobre e premi da 1.500 euro.